Benvenuto ai nostri ascoltatori in attesa della fase 2 di esercizi commerciali come pizzerie e ristoranti in sintonia con le disposizioni ministeriali e regionali si organizzano per essere pronti il 5 maggio qualora dovesse scattare davvero la tanto attesa fase 2. Qualcosa si muove perché proprio di alcuni minuti fa l'ordinanza regionale della Regione Campania che dal prossimo 27 aprile la ristorazione può lavorare con l'asporto. Con noi in diretta telefonica abbiamo Pasqualino Rossi, titolare di una delle più rinomate pizzerie, l'Elite di Alvignano, per sentire cosa cambierà e come si stanno organizzando. Benvenuto. Quindi voi siete già pronti per la cosiddetta fase 2? Noi ci stiamo organizzando per questa fase 2 con delle normative che stiamo leggendo proprio in questi attimi. E niente, siamo pronti con una bella sanificazione dei locali che noi già facciamo periodicamente. E niente, che dire, sarà una fase 2 non solo per noi, ma per tutti, e sperando che arrivi presto. Intanto, come e che cosa cambierà esattamente nel suo locale, ma voglio dire anche negli altri locali, perché poi un poco, tutto questo avverrà un po' ovunque. Niente, nel nostro locale semplicemente abbiamo fatto una riduzione di posti da 140 posti a sedere, siamo scesi a 60 posti e credo che ne toglieremo qualcun altro per stare più tranquilli. Abbiamo previsto delle piantane di prodotti della sanificazione delle mani all'ingresso, vicino ai bagni, nei posti strategici del locale. E tutti quanti i dipendenti andremo con mascherine, gambali, cercando quantomeno ci possa essere una contaminazione. E niente, aspettiamo di aprire e valutare un poco tutto. Si parlava anche di ingressi separati, entrate e uscite, lei mi diceva. Sì, noi abbiamo un ingresso e un'uscita con delle linee guida a terra dove le persone le possono seguire, e in modo che le persone non si vanno Incontrano. ad incontrarsi. Sì. E niente, poi un'altra cosa che faremo dei turni, tre turni, in modo che non ci sia un assembramento nel locale, tantomeno fuori. Con una prenotazione in base al turno ne facciamo accomodare i clienti. Ovviamente avete già previsto la pizza d'asporto, come funzionerà, che cosa dovrà fare esattamente il cliente, anche perché oggi, come abbiamo già detto, c'è stata un'ordinanza pochi minuti fa della Regione Campania con la quale si autorizza, ecco, la pizza d'asporto, diciamo la pizza nel suo caso. Che cosa, Sì, il niente. cliente che cosa deve fare esattamente? Sì, allora, pochi istanti fa proprio il presidente De Luca ha fatto una delibera per il via libera al delivery, cioè alla pizza d'asporto, ma pizza d'asporto intesa come pizza che io ti porto a casa. Io, ristoratore, offro un servizio e ti porto la pizza a casa, ma tu non la puoi venire a prendere in pizzeria. Niente, funziona così che noi Pizzeria Elite stiamo proprio preparando una piattaforma online dove tu puoi ordinare la tua pizza in base all'orario e vedi se in quel momento la pizza ti può arrivare o meno, già quell'orario occupato. Abbiamo un servizio telefonico e niente, prepariamo la pizza in cucina con un solo operatore che fa la pizza, un altro operatore la avvolge, la mette nel cartone, poi la avvolge nella pellicola e va messa nel contenitore termico, poi parte e arriva a casa. Quando il personale che la sta portando a casa, noi chiamiamo e diciamo che stiamo arrivando, in modo che ricevendo la Cliente. pizza il cliente sì, ci fa trovare già la somma da pagare pronta, senza dare resto o meno, se sono contanti diciamo se li può mettere in una bustina. Appoggiamo le pizze fuori, ci prendiamo i soldi e andiamo via. In Perfetto. modo che cerchiamo di fare questo servizio ad Alvignano, nei nostri comuni limitrofi, cercando di accontentare un po' tutti i clienti. Che dire, anche se è una piccola cosa, sto fatto del delivery e l'asporto, però per noi è una grande forza di partenza perché accendere il forno, iniziare ad impastare, a panificare, a fare delle pizze è un simbolo di vita perché.
la pizza che nasce come piatto popolare del popolo, e quindi giusto in questo momento tutti possono mangiare la pizza. E noi abbiamo deciso anche di abbassare il costo della pizza per chi la riceve a casa. Bene, bene, grazie, grazie. Il tempo purtroppo stringe, grazie per la disponibilità e innanzitutto buon Grazie a lavoro. voi.